sinceramente è stato un tale successo che nessuno si aspettava, quindi anche Trenitalia era relativamente impreparata, 10.000 viaggiatori al giorno, una cosa impressionante. Che bello, siamo orgogliosi, interi quartieri hanno cambiato il modo di vivere nelle famiglie, ormai la macchina l'hanno lasciata. La metropolitana ed è molto importante per me, perché se non ci fosse la metropolitana, non so, io sono una studentessa di ostetricia al Ruggi, quindi mi serve molto. Tu non sei sbagliata, niente di quello, io non vengo niente a capare. È aperta, no, no, ce la fa, parte fra 5 minuti. Come struttura dico, è una cosa da cinema, come struttura. La pulizia, insomma, vedo una cosa incredibile, ecco. Io abito sul Carmine, via Lanzalone 78. Sotto di me ci abita Gesù Cristo. Non faccio nomi e cognomi, Comincia per dire il cognome e per Peppe, il nome... Vincenzo! Thank you.
Dopo il periodo di lucido artista, la media passeggeri della metropolitana di Salerno sarebbe rimasta su valori elevati dai 5 ai 6 mila al giorno, escludendo però i fine settimana. Ma i dati parlano chiaro, noi siamo soddisfatti, Trenitalia è soddisfatta. Stiamo facendo un giro di telefonate nei vari uffici informazioni della metropolitana di Salerno per capire quanti utenti usufruiscono di questo servizio. Che volete? Dobbiamo ottenere il lasciapassare a 38. Ah, voi volete immatricolare una galera? No, vi hanno mal informato. Voi dovete andare alla capitaneria di porto. La prima telefonata la facciamo all'ufficio infrastrutture, mobilità e trasporti, alla signora Valeria De Filippo. Bene, parlo con l'ufficio infrastrutture, mobilità e trasporti. Lei è il geologo. Ah, ho capito. Allora, andate allo sportello 1, corridoio di sinistra, ultima porta a destra, e non tornate. Ho capito, oggi è in ferie. Non c'è qualche altra persona che si occupa della mobilità e dei trasporti? Solo la signora De Filippo? Assessorato alla mobilità, quindi dobbiamo telefonare direttamente all'assessore Gascone per avere... Stiamo chiamando direttamente all'ufficio dell'assessore Gascone al comune di Salerno. Ultima porta a destra. Ma non c'è nessuna porta a destra. Proviamo la terza volta. Allora, stiamo telefonando direttamente in Regione Campania all'assessore De Trilla. Adesso le do il nome del dottor Guida. Dottor Guida? Sì, Francesco Guida. Francesco Guida, va benissimo. Ma la segreteria ci ha dato il suo numero perché... Sì, signorina. Ma non vede che sono occupata? Dove ero rimasta? Alla situazione di suo marito. Sì, quel povero Claudius. Signorina! La richiamerà il dottor Crocetta. Ah, ci richiamerà il dottor Crocetta che l'ha detto sta. E si può sapere che vuole? Il lascia passare a 38. Ha il formulario blu? Il formulario blu. L'ha detto stampa non ci ha richiamati. Adesso proviamo a richiamare noi a loro per avere questo benedetto report. Buonasera, mi fa contattare fra poco? E dove si può trovare questo formulario blu? Sportello 1. Ah, non avete i dati al comune? Ma i dati parlano chiaro, noi siamo soddisfatti. Ma l'ha detto stampa, in verità mi doveva telefonare, però non mi ha mai richiamato. E ora che ho richiamato io, mi hanno passato lei, che mi sta ripassando Guida, che è stato uno dei primi con il quale abbiamo parlato. C'è gente che lavora qui, cosa desiderano i signori? Stiamo chiamando... L'ha detto stampa Alessandro Crocetta. Buongiorno, Alessandro Crocetta? Come posso inviare, una rifrequentazione che abbiamo noi? You win! Perfect! Quello che si evince da queste analisi di frequentazione è che ci sono dei treni che contano addirittura zero passeggeri. Sempre secondo queste analisi, invece, il picco massimo di passeggeri si ha in un mercoledì di marzo con 300 passeggeri per una sola corsa.
A luglio invece contiamo un minimo di 2 passeggeri in una corsa di sabato e un massimo di 175 passeggeri per una corsa di martedì. Segneremo tempo, talking with the elders. Tomorrow there's wisdom. È 2, 1.400.000 è 3, 1.400.000 è 4, 1.400.000 è 5, 1.400.000. Ragazzine, che fai? Hai fatto scappare tutte le mie di piccione? Devo contare da capo. 1, 2, 3. Passeggia capi cazzo mezza via e ogni tanto piglia filo via e a macchina accende mezza via, chi pava chi non pava chi abbonato filo via, che non ci accosta manca polizia o tossica cade caccio curtiella due vecchie che si vattene per imbriella. Filo via, anche tu scendi a piazza Ferrovia. Ecco a voi la monorotaia di Springfield. Oh. Cosa ho detto? Monorotaia. Come l'ho chiamata? Monorotaia. Proprio così, monorotaia. Monorotaia, monorotaia, monorotaia. Avete preso la metropolitana? La metropolitana non passa, devi andare alla stazione centrale. Cittadini delle occasioni mancate, cioè ci rappresentiamo in questo modo perché non doveva essere un percorso così corto, doveva continuare. Andavi all'istituto Iervolino, io pure andavo a scuola con Puman, ma non teneva geni e falazione, guardavo la tua coscia provocante e me è venuto in capo e fa filone dinda villa comunale. Fratte è un rione Fratte, Salerno è Salerno. Fratte è un rione di Salerno, però fa parte di Fratte, e Fratte è Fratte. Un istante poi scomparirai, ma ritornerò, tu giuro. Il treno se ne va, mi porta via da te, non chiagnerà per me. Se il treno se ne va, io resterò sogni tuoi, ma il treno tornerà e io verrò da te, non te la sa più. Sud, sud,
te c'ho tempo per arrivare. Che vanimmo rosso o sole o mare o cielo blu o mandoline o putipù e pumaro la poragù a pizza muzza. L'odore mamme a tarantelle. E ma caruna per magna nu file voce per cantare. Lo vero e non ne avere ma facito ciò piacere perché noi siamo rosso.